un fatto del dibattito. Massimo Romano ha lanciato il guanto di sfida e Michele Iorio non si è tirato indietro. Il presidente della regione si è presentato a sorpresa durante una affollatissima assemblea organizzata alla Biblioteca Albino di Campobasso da Costruire Democrazia. Quella che doveva essere solo una provocazione alla fine si è trasformata in un duello sui temi della politica regionale e in particolare sulla legge elettorale che lo stesso Romano ha ribattezzato Porcellum Molisano. Denunciamo il tentativo o la proposta di tentativo di modificare la legge elettorale a ridosso delle nuove elezioni regionali. Questa maggioranza, che fa riferimento al governo Iorio, in 11 anni non è stata capace di riformare neppure il più piccolo degli uffici regionali, vorrebbe oggi, a solo poche settimane dalle elezioni, modificare addirittura la legge elettorale, cambiando così le regole in corsa, in quello che a nostro avviso rappresenta un tentativo di legge ad personam, ad Iorium probabilmente, per sterilizzare il rischio che appunto i cittadini molisani, come è già accaduto nel recente passato, possano dichiarare a gran voce di voltare pagina. Non sarà di certo una legge elettorale o una riforma a colpi di maggioranza a bloccare questo vento di cambiamento che c'è in Molise. Per la verità il confronto in sala è stato abbastanza pacato. Iorio ha atteso l'avvio del dibattito e ha parlato poi per 20 minuti. Alla fine anche strette di mano e qualche applauso per il governatore, ma Massimo Romano ha ribadito la netta contrarietà rispetto alle scelte e alla politica portata avanti dal presidente della Giunta. Presidente, com'è andato questo duello? Ma è stato un confronto su due tesi, sulla necessità o meno di approvare una nuova legge elettorale. Io ritengo che ci siano tutte le possibilità per poterlo fare, salvo dimostrazione del contrario, ma nell'interesse del Molise credo che alcune cose bisogna necessariamente aggiustarle. Non si può votare con una legge che è tarata su 30 consiglieri mentre ne eleggeremo 20. C'è il problema dei collegi per la... Se ci sarà, cosa che non mi auguro naturalmente, l'accorpamento delle due province, quindi collegio unico o no, ci sono tanti interrogativi al quale almeno il Consiglio regionale dovrebbe avere il coraggio di dare una risposta.